In un passo di diario datato 8 marzo 1876, Ferruccio fa una divertente descrizione delle sue mattinate. Mezzo assonnato, sente sua madre che parla tedesco con la domestica. Impaziente, la chiama e le chiede del tè. Anna lo aiuta a vestirsi, portando il tè e il barboncino Nanni, che salta sul letto per dargli il buongiorno. Appena finisce il tè, chiede che gli portino una matita e della carta pentagrammata. Comincia a scrivere una fuga, indossando un capo alla volta negli intervalli in cui cerca l'ispirazione. L'orologio della cattedrale suona le 11. Sono già 3 ore che lavora alla fuga e si prepara. Va al pianoforte a provare la fuga mentre la domestica, entrando per rifare la stanza, gli rivolge l'orecchio, fa una smorfia e prende davvero la fuga. Questo divertente aneddoto che Dent riporta dalla pagina di diario di un bambino di 10 anni ci fa capire quanto il contrappunto, la fuga e le forme più rigorose del linguaggio musicale fossero facili per Ferruccio. Ferruccio ha acquisito effettivamente una dimestichezza con il linguaggio alto, il linguaggio dotto, già da bambino, e lui da adulto riconoscerà al padre di averlo formato attraverso lo studio di Bach e gliene sarà grato. Però da queste parole vediamo come si trattasse di una formazione, di uno studio, ma anche di un divertimento.